troviamo a Comezzano presso i campi mais del progetto Mais Domani. SIPCAM Italia partecipa a questo progetto presentando tre soluzioni per il diserbo del mais. Le prime due soluzioni per il contenimento degli infestanti sono applicate in pre-emergenza. Nella prima troviamo l'utilizzo del prodotto tonale a base di terbutilazina, clomazone e mesotrione, dove andiamo a dare un controllo completo sia di quello che è la flora infestante dicotiledone che monocotiledone. Nella seconda tesi andiamo a presentare Iseran, prodotto che uscirà nella prossima stagione 2022, a base di clomazone e mesotrione, per andare a dare un controllo solo sulla parte dicotiledone degli infestanti del mais. E la terza tesi che presentiamo è con un'applicazione in post-emergenza precoce, per cui con un mais già emerso, in particolare alla seconda foglia vera, sempre con Iseran, quindi clomazone mesotrione, in miscela con Blackjack, un nostro fisioattivatore a base di leonardite. Possiamo vedere nel non trattato che in questo campo c'è una forte infestazione soprattutto di dicotiledoni, in prevalenza galinsoga, ma anche stellaria e qualche monocotiledoni. Parlando dei risultati della nostra prima tesi, quindi quella con tonale in preemergenza, possiamo vedere che tonale esplica un controllo completo di tutte quelle che sono gli infestanti nel campo, soprattutto sulla parte di dicotiledoni molto presente in questo campo di mais. Quindi dal punto di vista sia dei risultati dell'efficacia che della selettività del mais, tonale ha dato ottimi risultati in questa parcella. Eccoci nella tesi 2.3. In questa tesi SIPCAM Italia propone Iseran, il nuovo formulato a base di mesotrione e clomazone, in registrazione e pronto per il primo anno di vendita nel 2022 per il controllo delle infestanti in preemergenza del mais. Iseran in questo campo viene applicato insieme ad un graminicida. Ciò permette un controllo perfetto delle dicotiledoni e delle monocotiledoni per una totale pulizia del mais. Nella tesi 2.6 Iseran è stato applicato a 0,7 litri ettaro in post-emergenza precoce del mais. È stato miscelato ad un graminicida specifico per il controllo completo delle infestanti di cotiledoni e monocotiledoni. Abbiamo pensato di utilizzare Blackjack Bio assieme a questa strategia per un effetto antistress. Che cosa è Blackjack Bio? È il fisioattivatore più importante della gamma della SIPCAM Italia, a base di leonardite trattata fisicamente e che ha due caratteristiche diverse da tutti gli altri prodotti sul mercato: un pH acido 4 e una grande concentrazione di sostanze umiche. Perché usarlo insieme ai diserbi? Perché riusciamo a dare la possibilità a questo prodotto, che lavora sulla fotosintesi, di rinverdire immediatamente il mais e non subire alcun stress da parte del diserbo. Come si può notare, già il colore verde, che è appunto l'obiettivo di questa applicazione, è maggiore nella tesi trattata con Blackjack Bio.